In coppia come si lavora? Diciamo che non conosciamo un altro sistema, purtroppo. Noi o per fortuna. Siamo come i fratelli Coen. Siamo come i fratelli siamesi, anche, però che non hanno ancora provato a dividerci. E quindi può essere che dividendo, cioè ci hanno provato, ma nessuno ancora ci è riuscito. Può essere che dividendoci dobbiamo condividere anche magari un organo vitale in due, no, e chissà chi questo, sono per adesso non dire così. Allora, io sono uno sceneggiatore, lui è un bravissimo regista, però io faccio anche il regista e lui fa anche lo sceneggiatore. Sono due teste invece di una. Nonostante la nomea alla tigre, io sul set sono una psicologa, una mamma, una zia, anche una nonna. Cioè io sul set non sono... Cioè non siamo in 50 come nel troupe normale, ma siamo circa 62. Cioè sono una dozzina. Io faccio la mamma, perché è la stessa cosa. Nella vostra giornata il cinema come e quanto entra? Diciamo che la nostra vita, che coincide, come diceva, non mi ricordo più chi, col nostro tempo libero, con le cose che amiamo. Non l'hai detta bene, amore. Non l'ho detta bene, però il senso era giusto. È così, senti che bella. Correggimi tu che puoi. Allora, beato quell'uomo che confonde il suo tempo libero con il suo lavoro. E quindi, no, l'ha detta meglio, è vero. Ed è, il senso è proprio questo, noi... Fortunatamente facciamo un lavoro che amiamo tantissimo e quindi si confonde col tempo libero. Ci addormentiamo col televisore acceso, spesso con un film, magari su un canale privato piuttosto che su un DVD, eccetera. Però... E poi ci alziamo e la prima cosa che facciamo, poi di fatto organizziamo la nostra giornata, che se non è sul set direttamente è... Propedeutica al set, cerchiamo di fare le cose che... Quindi io sono disoccupata, ma io non lo sono mai disoccupata, perché anche quando non mi fanno lavorare, io lavoro. State dicendo che non mi amate più? Il mio amore già aveva vita difficile con la vostra virtù, e poi trascendo ogni mio controllo. Mi dite se c'è qual è il film della vostra vita? Io ce l'ho, ed è un film di Fierce tratto da un'opera teatrale che amo molto, che è Le relazioni pericolose, e potrei assolutamente dire che si confà anche alla mia relazione con Tognazzi. Io non so. Sì, ma oppure la buona. Io sono la Pfeiffer. La verginella difficile da conquistare, capito? Ciao zio Paolino. Carrettone mio, come stai? Bene, te? Io sono un film a cui sono particolarmente affezionato, che ho avuto il privilegio di partecipare, seppur in minima adesso parte. Lo dice lui che era il mio, la famiglia. No, veramente è il mio, tu hai citato Le relazioni pericolose, adesso parlo io, grazie. La famiglia, vedi che tutti e due hanno un senso. Comunque, La famiglia di Scola è il film che intanto mi ha fatto conoscere professionalmente Ettore, che poi è stato il mio padrino, nel senso che mi ha fatto debuttare anche come regista, e poi credo che sia uno dei più bei film della storia del cinema italiano. Poi c'è un'altra cosa. E poi ero figlio, tanto per cambiare, non solo figlio di Ugo, ma figlio di Vittorio. Sì, di ma Stefania. La cosa più importante non l'ha detta. No, ecco, non la dire nemmeno tu. È tua. Questa, no, che no, lui ha conosciuto me mentre faceva La famiglia. No. Quindi quei capelli bianchi che Ettore gli ha messo in quel meraviglioso e straordinario film che doveva prendere il palmarès a Cannes, gliel'ho fatti venire io. Insomma, mi sembra che siate pronti per una serie come Casa Vianello, solo che sareste voi due i protagonisti. Il Tognizzo! Ma noi lo diciamo sempre! Ma non siamo ancora abbastanza vecchi, forse? Quanto dobbiamo invecchiare perché qualcuno capisca che i Tognizzo sono meglio dei Vianello? No, meglio no. No. Però... Buonanotte, che noia.